L'arrampicata ha colori diversi, secondo me, dipende anche dal posto, cioè sono influenzato anche in base al posto, no? Per cui ho questi ricordi dei flash, no? Alla fine noi siamo a caccia di tutti questi flash che poi ti porti dentro, ogni tanto scompaiono, ogni tanto non compaiono, e ricompaiono quando magari ne parli con un amico, no? E allora è tutto questo sistema, no? Che vai a cercare, queste sensazioni di emozione, no? E in base anche al posto che sei, prendono anche colore, no? Per cui la Patagonia è bianco e nero, non esiste il grigio, perché è un posto che così ti mette di fronte alle tue emozioni, alla felicità estrema e allo sconforto estremo. E vivi delle situazioni durissime e delle situazioni al settimo cielo. L'Africa è gialla, è rossa, e alcune parti è blu perché è blu, alcuni tramonti. La stessa montagna in 24 ore cambia forma da una cosa sfumata a una cattedrale gotica e a una cosa, a un sasso classico diventa. I colori cambiano e anche io quando lavoro. Lavorando spesso sulla forma che è il paesaggio, sono influenzato. Alcune volte magari entrano assieme, no? Due mondi completamente diversi e danno il risultato del lavoro che vado a fare, no? Ecco. E anche nel sistema di dipingere c'è tutto un processo che può allacciarsi poi alla fine all'arrampicata, no? Perché quando comunque scali e quando dipingo è comunque il mio segno, perché io baso tutto sul mio segno, è molto gestuale e già lì è molto vicino al sistema dell'arrampicata, che è il gesto. C'è una parte che è ragionata quando lavoro su un quadro, è come quando tu ragioni su una salita o stai salendo e dici no, vado a destra, qua vado a sinistra perché. Poi c'è una parte invece che intervengo nella seconda parte del quadro che è istintiva, quindi va a distruggere quella parte che è di razionalità. E così è anche come l'arrampicata, no? Come la salita di una via che a un certo punto l'istinto prende il sopravvento e sali, no? Sali magari per un posto che sembra assurdo ed è logico, vai ed è così, no? Ecco, oppure ti fai trasportare dalle sensazioni, vai che magari dovresti tornare indietro perché viene il buio, eppure vuoi andare in cima lo stesso, no? Mi è capitato tipo in Africa, arrivare in cima alle pareti, sempre al buio di notte e scendere sotto la luna, no? E quella è la parte irrazionale che ti porta ad andare avanti, no? Ho avuto un periodo per 3 anni fa che sembra una cosa assurda, che per esempio dalle mie parti dove riesco a scalare io un Valmasino così, hai la fortuna che le pareti sono fatte una sopra l'altra e questa conformazione, diciamo, di rocce ti porta normalmente, quando cominci a conoscere le zone e tutto, a salire prima una via, poi un'altra, un po' come anche in Dolomiti, no? E la cosa assurda è che mi trovavo a attaccare al mattino e alla sera, magari dopo aver salito 3 o 4 vie, arrivare in cima all'ultima montagna, magari col tramonto, e non mi bastava. Cioè quel punto lì non lo so cos'era, cioè se fosse stato ancora il sole 24 ore dopo avrei continuato, no? Cioè, sono quelle cose un po' istintive, un po' strane che dopodiché non prende più, proprio questo sistema, non prende più una questione mentale che cos'è l'arrampicata che ti fai trasportare alla fine, cioè non so, via.